Meriglio Maurizio perché per motivi di lavoro urgente non può essere presente. È il consigliere Meriglio Massimiliano che per motivi di lavoro purtroppo è fuori. Allora oggi per noi è una giornata diciamo molto importante. Grazie, sei gentile. Allora cittadini, colleghi, autorità civili e religiose, è un onore per me come Presidente del Consiglio di Terranova da Sibari presiedere e dare il benvenuto nella nostra terra comunità quest'oggi al calciatore Diego Melito. La nostra, come tutte le realtà calabrese, ha conosciuto l'amaro del dramma dell'emigrazione e della miseria, ma queste condizioni di estremo disagio per le nostre popolazioni, invece di affievolire il carattere della nostra gente, ha permesso di aumentare la forza e la determinazione ed ambire a un futuro migliore per i propri figli. Anche a Terranova, nei primi anni del Novecento, molti nostri concittadini hanno inteso affrontare l'oceano alla ricerca di fortuna e di condizioni di vita migliori, emigrando nelle terre dell'America Latina e negli Stati Uniti. Un pellegrinaggio che è stato motivo di dolore anche per molte famiglie del nostro paese, che hanno visto i propri cari staccarsi dalla propria terra e cercare fortuna al di là dell'oceano. Tra essi c'erano anche i nonni del nostro concittadino illustre, Diego Melito, che oggi è diventato uno dei più apprezzati calciatori del mondo. Caro Diego, l'affetto che ci lega alla tua terra è quasi pari a quello che ci lega al nostro piccolo borgo. E non solo perché in questa terra d'Argentina tu hai cominciato a dare i primi calci ad un pallone, che ti avrebbero consentito in seguito di diventare un calciatore affermato e prestigioso, ma soprattutto perché nella terra dell'Argentina vive una fortissima comunità di terranovesi, in particolare nella cittadina di Avellaneda, gemellata da diversi anni con il nostro comune. Sapere che anche tu, le tue origini sono terranovese, ci riempie il cuore di gioia e di orgoglio. Sapere che anche nelle tue vene scorre sangue terranovese rende questa giornata particolarmente euforica per tutti noi. Oggi insegna di riconoscenza per quanto tu riesci a fare nel mondo del calcio, ma soprattutto per non aver mai perso il legame forte e indissolubile con la nostra terra. Abbiamo inteso convenirti nel corso di questa mattina all'interno di questo Consiglio Comunale straordinario, convocato per ricorrenza la cittadinanza onoraria. Pensiamo che esso sia un gesto dovuto e necessario, anche perché per poter legare in modo ancora più indissolubile questo nostro rapporto con te, la tua famiglia, i tuoi cari, e con quanti a vario titolo fanno parte dei tuoi affetti e della tua vita. Abbiamo aspettato con ansia e trepidazione questa tua visita nel paese di origine dei tuoi familiari, ma ciò riveste un significato ancora maggiore per la consapevolezza che abbiamo acquisito in questi anni, scoprendo che le tue qualità sportive, straordinarie senza dubbio, sono comunque poca cosa rispetto alla semplicità e alla mitidezza d'animo che ti contraddistingue da sempre e che noi cogliamo ogni giorno anche nel rapporto che tu hai non solo col mondo del pallone, ma nella vita sociale di tutti i giorni. Oggi ospitiamo a Terranova da Sibari non il calciatore dell'Inter e della nazionale di calcio argentina, ma l'uomo, il figlio, il padre, il marito, l'amico e soprattutto il nostro concittadino Diego Melito. Siamo consapevoli del valore che questa visita ha per noi e per quello che rappresenterà per il futuro, una sorta di ponte ideale che unirà la comunità di Terranova da Sibari alla terra d'Argentina e dai suoi figli che tanto onore hanno dato, non solo al calcio ma anche in altre discipline come l'arte e la letteratura. Ti ringrazio di cuore, Diego, per la bella sorpresa che hai voluto fare a tutta la nostra comunità, visitando i posti dei tuoi avi. E ti auguriamo un presto arrivederci nella tua terra, l'Argentina. Passo la parola al sindaco.
Carissimi concittadini di Terranova e non, che oggi c'è tutta la Calabria a rappresentare questo lembo del mondo, Terranova da sola. Io dopo parlerò a braccio. Prima di tutto leggerò qualcosa, perché d'obbligo leggere e poi parlerò a braccio, perché devo ricordare tante tappe perché Diego Milito è a Terranova di Pipa. Signori consiglieri, autorità, Terranova da Sibaro sta vivendo da ieri sera una gioia immensa per la presenza nella nostra cittadina del calciatore e campione dello sport Diego Milito. Un evento che testimonia questo legame forte fra il campione, il calcio e la terra d'origine e genitori. Gente umile e laboriosa che, come tanti, subito dopo la guerra ha intrapreso la strada del Sud America alla ricerca di fortuna e di condizioni di vita migliori. Come rappresentante del Consiglio Comunale abbiamo deciso di festeggiare la presenza di questo grande campione, non solo nello sport ma anche nella vita, che ha voluto regalarci questi due giorni, visitando la terra di origine dei suoi cari e incontrando i tanti sportivi, tifosi, simpatizzanti che da ogni la Calabria hanno voluto vederlo di persona, stringergli la mano, strappandogli un autografo e un abbraccio. Ieri sera una marea di gente ha voluto essere presente al suo arrivo nella cittadina. Caro Diego, per testimoniare il grande affetto che lega Terranova da Sibaro a te, campione in Argentina e in Italia. Caro Diego, siamo felici di averti qui, felici di poter condividere con te questi brevi momenti di gioia, sapendo che il tuo affetto è nei nostri confronti. Verso la terra di Calabria e soprattutto verso i terranovesi non verrà mai meno. La decisione di convenirti alla cittadinanza onoraria nasce dalla consapevolezza di poter legare un filo ideale fra te, la tua famiglia, la tua nazione d'origine e quella di nascita, che non si spezzi mai. I grandi valori della vita non si spezzano mai, né sono alimentati da affetto sincero, che travalica qualsiasi condizione sociale e umana. Caro Diego, Terranova Sibaro è un paese ricchissimo di storia e di tradizione, che ha saputo dare testimonianza viva delle sue origini nel mondo, dando in Italia personaggi importanti della letteratura, della storia e della religione. Qui a Terranova Sibaro sono nati due papi e oggi possiamo dire con orgoglio dello sport. Vogliamo poter rendere questo nostro borgo ospitale come lo è stato sempre e soprattutto vogliamo che quando tornerai a Milano e poi in Argentina tu possa portare nel tuo cuore questo ricordo vivo e sincero della nostra terra, delle sue tradizioni e del tanto affetto che i terranovesi hanno sempre nutrito verso la tua famiglia e verso di te. Sii semplice, come lo sei stato finora. Nonostante il grande successo e la fama che il calcio ti ha donato, conservi alti questi valori che la tua famiglia ti ha tramandato e di cui Terranova da Sibaro ne è stata in qualche modo la culla. Tutto il Consiglio Comunale, insieme a me, nel conferirti quest'oggi la cittadinanza onoraria, ti auguro ogni bene e soprattutto che tu possa continuare ad essere, oltre che un campione dello sport, un campione della vita. Grazie Diego della tua vista, che sia benaugurale per altri, tanti altri importanti traguardi che tu possa raggiungere nel proseguo della tua carriera. E adesso brevemente parlerò a braccio. Ebbene, come i terranovesi sanno, noi siamo una città gemellata con la città avellanese, io dico avellanese, in italiano, avellanese. Nel lontano 93, nel loro consiglio comunale,
avevamo deciso all'unanimità il Consiglio Comunale dell'Ordine del 90 di gemellarci con questa città.